a tutti di essere ancora qui nonostante questa giornata, nonostante la pioggia, nonostante l'ennesima acqua alta che abbiamo vissuto stamattina. Noi come Fridays for Future è quasi un anno che ogni venerdì scendiamo nelle piazze in tante in tanti. Scendiamo nelle piazze in tanti per dire una semplice cosa, che siamo in una crisi climatica, l'emergenza climatica è qui e ora e servono delle risposte, che ora è il momento di agire, non di parlare, non di fare domande, ma di agire, di fare delle scelte realmente radicali. Venezia è evidentemente il simbolo occidentale dei cambiamenti climatici, lo abbiamo visto nelle ultime due settimane, c'è chi sui giornali, nelle TV parla di emergenza maltempo, questa non è un'emergenza maltempo, questa è una crisi climatica, questa è un'emergenza climatica e lo dobbiamo sapere e sappiamo anche che questa emergenza climatica ha dei nomi e dei cognomi, ha dei responsabili e questa cosa invece no, perché guardiamo in TV, guardiamo ovunque, ci sono i negazionisti, ci sono quelli che dicono, beh, questi giovani se ne vanno nelle piazze, non hanno altro rimedio da fare, no, noi andiamo nelle piazze perché vogliamo un futuro che ci è stato negato dalle generazioni precedenti alle nostre, dai poteri forti, dalle multinazionali, dalla politica stessa e quindi Venezia è un simbolo dei cambiamenti climatici. Io credo, come dicevamo nell'assemblea di ieri, che è necessario far sì che Venezia diventi un esempio internazionale dei cambiamenti climatici, quindi sì, costruiamo insieme, insieme al Comitato Non Avi, insieme a chiunque lo voglia, un grande percorso, perché questo è soltanto l'inizio, perché dobbiamo catalizzare la rabbia di questi giorni, la dobbiamo catalizzare e renderla propositiva. Facciamo una manifestazione, organizziamo qualcosa per la prossima primavera che non sia soltanto veneziana, che non sia soltanto veneta, che non sia soltanto italiana, organizziamo un qualcosa di internazionale con tutti i movimenti europei. Noi il 29 saremo un'altra volta in piazza per il quarto sciopero globale, quindi invito tutte e tutti a scendere in piazza perché quello che sta succedendo a Venezia sta succedendo da qualsiasi altra parte del nostro paese, da qualsiasi altra parte del mondo. Ora riprendo semplicemente uno slogan, io dico soltanto che un altro mondo è possibile e noi, tutte e tutti, insieme, generazioni,